Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento come tutti i lunedì con Dilettanti per Dire, ancora in versione per così dire ridotta. Un'ora di puntata, poi da lunedì prossimo con la ripresa della promozione torneremo a durare un'ora e mezza e avere più ospiti. Questa sera è con noi il presidente del Gozzano Fabrizio Leonardi. Ciao Fabrizio. Ciao carissimo, sono venuto apposta perché dura poco la trasmissione, quindi va Poco, sempre un'ora però, quindi bene. insieme a lui doveva esserci Alessandro Bratto, il direttore sportivo dell'RG Ticino, che ha avuto un problema all'auto. Ogni tanto anche le auto hanno qualche problema e quindi non è riuscito a raggiungerci. Lo salutiamo e ci ha assicurato che prossimamente sarà qui. Lo salutiamo davvero, così come non avevo finito di salutare gli amici a casa che mi dovranno sopportare per un'ora assieme a te. Le amiche anche, Fabrizio, non solo le amiche. Mettiamo amici in senso lato, senza genere. Allora, ieri rischia di essere diventata in Serie D la giornata decisiva. Questa vittoria con enormi polemiche, poi vedremo le immagini, sentiremo le parole in casa Novara, collegamento con Guido Ferraro, però è chiaro che la 22esima giornata è quella del ritorno in Lega Pro del Novara, possiamo dire così. Sì, era un passaggio fondamentale. Sicuramente, un po' tutti si attendevano un po' di suspense a questo campionato, magari una vittoria del Varese che portasse un po' più in là l'incertezza del torneo. A questo punto non dico che sia scesa la pietra tombale sul torneo, ma quasi. No, lo dico io che è scesa, perché insomma 10 punti sulla Sanremese, una giornata in più, la Sanremese rispetto a Certo. Novara, insomma direi che è abbastanza segnato. Ma sì, è un campionato che aveva già visto ai nastri di partenza il Novara come possibile favorito, anzi come favorito principe della stagione, si sta solo confermando. Ha stentato a trovare un po' di quadratura all'inizio, ma la continuità dei risultati l'ha sempre avuta. Ecco, poi faccio un parallelo proprio anche con il girone d'andata. Dopo 3 giornate del girone d'andata, Novara aveva 5 punti. Dopo 3 giornate del girone di ritorno, invece, è a punteggio pieno. Poi ci sono state le Sì. polemiche giustificate, perché insomma, poi ci vediamo le immagini: assolutamente un gol da annullare, quello di Benassi di ieri. Però, insomma, 7 vittorie consecutive non sono un caso. 7 vittorie consecutive non sono un caso, ma soprattutto la striscia utile e lunga del Novara, cioè è una formazione che è superiore alle altre, perché sia i titolari, la panchina, lo stesso staff tecnico, insomma il Novara è fuori categoria, ce lo siamo ritrovati quest'anno in categoria e francamente sta facendo corsa a sé. Allora, sentiamoci le parole di Marchionni e del capitano Gonzales dopo la vittoria 1-0 a Francoossola e poi in collegamento Guido Ferraro. Abbiamo giocato contro una grande squadra, secondo me, forte muscolarmente, allenata bene, che avevano dei concetti giusti. Secondo me per oggi il Novara ha dimostrato essere veramente una grande squadra perché ha sofferto poco, anche se siamo stati sporchi, però ha capito il tipo di partita che bisognava fare, si è calata nella mentalità giusta e ha fatto secondo me alla fine una grande partita. All'andata secondo me è stata una partita un po' più aperta, abbiamo avuto qualche occasione in più, però alla fine poi eravamo andati sotto e poi siamo stati bravi a ribaltare anche se alla fine con Di Masi. Oggi secondo me la squadra si è resa conto che poteva fare impresa, che non eravamo noi quelli che dovevano soffrire. Noi siamo una squadra che se gioca da Novara, secondo me più che altro sono le squadre avversarie che possono avere dei punti deboli, perché noi siamo bravi a capire e a sfruttare poi tutte quelle piccolezze che magari le altre squadre ci lasciano. Ma io come sapete pretendo sempre di più, quindi sotto l'aspetto del gioco, anche se era difficile giocare, secondo me si poteva fare qualcosa. Però è pur vero che queste partite vengono segnate da un episodio. Noi siamo stati bravi a sfruttarlo, però siamo stati soprattutto bravi a non dar modo a loro di crearsi un episodio importante. Che secondo me la squadra, sia sotto l'aspetto del gioco che sotto le palle inattive, non è mai andata in difficoltà. Mi sembra che è la prima volta che riesco a vincere in questo campo qua, un campo difficile, lo sapevamo, a prescindere dalla categoria, sono partite così. Mi dispiace che sia finita in polemica, è stata una partita dura da tutte e due le parti, sicuramente per quello che riesco a capire loro sono un po' in polemica, ma
Mi dispiace per come è andata, perché dopo sicuramente non era una partita per finire così in questo che purtroppo dopo ci portano a parlare di altre cose, però sono contento, una vittoria che aspettavamo per chiudere bene una bella settimana. Era la partita che dovevamo fare, perché sapevamo che loro è una squadra che gioca bene, molto fisica, e lo ha dimostrato oggi, e noi abbiamo dimostrato che siamo anche forti anche noi, che sappiamo fare la guerra anche noi, no? Quando si riusciva a giocare, che riuscivamo a stoppare una palla, dopo anche il campo, la tensione, erano tante cose insieme. L'importante è che siamo stati presenti a livello di atteggiamento. Complimenti a tutte e due squadre, perché hanno dato il massimo in una partita che non era facile, era la terza di una settimana dura per tutti e due, la ripresa del campionato, quindi siamo contenti e felici, ci godiamo questa vittoria, soprattutto le altre due. Queste dunque le parole di Marchionni e le parole di Gonzales. Ha usato parole molto dure invece Ezio Rossi nel dopogara, rimarcando come il Novara a suo giudizio non meriti, o meglio, non abbia bisogno di certi aiuti come quello che è arrivato ieri. Ha fatto anche riferimento ad altre partite, quella col Fossano, quella con la Caronese, a quella col Pondonzi, insomma, aveva detto: io in settimana avevo detto spero di giocarmela alla pari con Novara, perché avevo visto alcune partite e non mi era piaciuto il metro arbitrale, insomma, ha tuonato Ezio Rossi. A Varese Guido Ferraro non hanno preso benissimo questo 0-1, vero Guido? No, io credo che le grandi persone, le grandi squadre, il Novara non ha bisogno di regali. Credo che non sarebbe stato, avrebbe fatto più bella figura il Novara ieri a fine partita, dire soprattutto Benassi ad ammettere che le immagini televisive non lasciano ombra di dubbio, il gol è stato fatto di mano, perché se dopo aver fatto gol c'è un ferma la situazione, che Benassi non esulta subito, guarda l'arbitro e guarda il guardialine. Io penso che anche Guardialine abbia grosse colpe in questa decisione. Quando ha visto che l'arbitro gli ha dato gol si è messo a esultare, perché si è accorto che ha fatto una furbata. Non c'è niente di male ad ammetterlo nel dopo partita, ma c'è ancora qualcuno che oggi insiste a dire che il gol era di testa, che forse c'era la deviazione di Mamà del Varese. No, le immagini sono chiarissime. Ecco, le stiamo proprio vedendo, insomma, colpo da pallavolo proprio. Sì. Esatto, un colpo da pallavolo. Fermo questo, Novara si è vinto 10 e un pareggio nelle ultime 11 partite ed è meritatamente in testa alla classifica. Nessuno ieri mi ha chiamato subito un'ora dopo la partita, presidente del Varese, noi su Tutto Sport oggi abbiamo messo la foto, anche se chiaramente non è facile vedere, la Prealpina ha fatto una pagina intera. Nessuno vuole sminuire questo primato che sicuramente il Novara si merita, però c'è un però: a Carono Pertusella l'arbitraggio, ci sono anche qui delle immagini che parlano chiare, due gol annullati alla Caronese, un gol a Corno che sta andando in porta, il rigore del possibile 3-0 al Pondonna, il gol annullato a Borgosesia. Non voglio guardare i tre rigori, perché non è colpa del Novara se Lavagnese, RG Ticino e Gozzano sbagliano dei rigori probabilmente decisivi al Piola. Però ci sono tanti episodi che il Novara, Ezio Rossi è un cuore toro, ha detto: questi sono un po' come la Juventus, rubano e nessuno dice niente, no? E no, l'ha detto Ezio Rossi, non l'ho detto io, eh. Ezio Rossi sa che è un cuore toro, ha detto: il Novara è come la Juventus, è abituata a rubare e non ha bisogno di rubare. Ecco, l'ha detto Ezio Rossi, sottolineo, non l'ho detto io, non l'hai detto tu. Tu al massimo lo pensi che vuoi rubare, ma non lo dici, non hai coraggio di ammetterlo. Ma quello è un altro argomento, non ne parliamo in questa sede. Io penso invece che il Novara, che vincerà quasi certamente il campionato, avrebbe avuto ieri una grande occasione, perché tu, ti faccio una domanda: ma se Benassi, dopo che ha annullato il gol, andava ad arbitro e diceva arbitro: guardi, mi chiedo scusa, ho fatto gol con la mano, oggi Benassi era il re d'Italia, non era il re di Novara. Sono era d'accordo. Il re d'Italia si scomodava Sky, no Sky, la Rai, Tizio, tutte le reti l'avrebbero intervistato. Oggi Benassi passava per un eroe. E invece il terzo gol in questa stagione fondamentale, importantissimo, è diventato un problema che quasi gli si ritorce contro. No, senza ombra di dubbio gli si ritorce contro, perché ho sentito anche qualcuno in casa Novara evidenziare proprio questo, no? Purtroppo dopo questa partita non si parlerà della vittoria, non si parlerà delle 10 vittorie nelle ultime 11 partite, ma questa partita passerà alla storia per questo clamoroso gol di mano. Io dico una cosa, Guido, e ne abbiamo parlato ieri sera, al di là delle responsabilità dell'arbitro, dell'assistente, secondo me il gesto più brutto è proprio quello di Benassi, cioè che nel 2022... oramai con televisioni, fotografi che guardano le partite, che insomma analizzano i match analyst, gli allenatori hanno le loro telecamere ad hoc,
siccome è Benassi, come hai detto tu, avrebbe fatto meglio dire no, ha segnato di mano. Male. Sul piano dell'immagine lui ne esce male. Sì. È un po' come Guido, è un po' come ho fatto l'esempio di quella partita di eccellenza, di coppa di eccellenza tra Stresa e Borgaro 2 mesi fa, quando il giocatore del Borgaro non aveva segnato, la palla era finita fuori 2 metri, l'assistente per una topica clamorosa aveva dato il gol e lui si è messo a esultare. Avrebbe dovuto dire: guardi, scusi, ho sbagliato, guardi che ha sbagliato, la palla non è entrata in porta. Il male sai qual è, Daniele, e poi chiudiamo l'argomento, che quando la gente ha questi vantaggi a favore pensa di essere più furbo, quando poi li ha a sfavore, io adesso spero che l'amico Faranna e tutti i colleghi di Novara, la prima situazione dubbia che si verrà a verificare a sfavore del Novara, stiano zitti, perché a questo punto devono stare zitti, non devono, perché sennò qualcuno gli rinfaccerà tutta la vita. Voi avete vinto a Varese con un gol di mano, io non avrei voluto essere nei panni di chi vince. Ieri Renato Ambiel, che è un giornalista con i capelli bianchi, l'ha messo in serata, Filippo Massara l'ha messo. Guido, non è che non si può non ammetterlo, cioè, ci sono delle immagini che sono non chiare di più, cioè, sembrava la Igor. Esatto, è bravo. Allora, se tu ieri dici tanto, chi ti dice che il Novara 3 minuti dopo non avrebbe fatto gol lo stesso? Capisci cosa voglio dire? Certo. Poi il Novara, non dimentichiamoli che il Novara oggi ha 10 punti sulla Sanremese e una partita da recuperare, che può vincere la partita e va a 13 punti sulla Sanremese. Certo. Cioè il Novara, questo campionato è quasi impossibile che non riesca a vincerlo, capisci cosa voglio dire? Certo. Quindi vincerlo una domenica prima, una domenica dopo, ma vincerlo rimarrà sempre nell'arco di una stagione che alla fine probabilmente sarà trionfale, la macchia di questo risultato, e questa è la cosa brutta, certo, capisci? Certo, almeno dirlo dopo partita, cercate di capirmi, quando sono lì è stato un gesto istintivo, non l'ho fatto volutamente, però poi neanche, addirittura negare non puoi negare, perché lo vedo tutti che hai fatto gol di mano. Certo. Guido, abbiamo qui Fabrizio Leonardi, ti chiedo... Ciao Guido! Un flash, ciao Fabrizio! Un flash su, visto che di Novara abbiamo parlato, su Gozzano e RG Ticino, no? Gozzano direi che adesso può davvero cavalcare l'onda e sognare concretamente i playoff, mentre l'RG Ticino così può davvero salvarsi senza playout. Ma l'RG Ticino ha fatto veramente un'impresa, però l'impresa l'ha fatta sempre il presidente, non vorrei mai dimenticarcelo, perché Guido Presta è intervenuto pesantemente sul mercato. Questa sera probabilmente c'è una società del girone che esonererà l'allenatore, non lo dico, ma se vedete la classifica lo capirete da soli. Si parla di Giampiero Erbetta o di Alessandro Oliva, il possibile sostituto di questa società, non ve lo dico perché magari lo trovate mercoledì sulla pagina di Serie D su Tutto Sport. E per quanto riguarda invece il discorso del Gozzano sta facendo molto bene, i numeri, tu sai che io sono uno statistico, con 14 gol dopo il Varese che ne ha fatto 17, la difesa meno battuta del girone A, una delle prime 10 difese meno battute sulle 172 squadre in Italia di Serie D. Ieri ha fatto un buon punto su un campo difficile contro una squadra che ha da poco cambiato allenatore, ha preso Giorgio Roselli, che era reduce dalla vittoria di Saluzzo. E quindi Gozzano sicuramente può ambire almeno ad arrivare nelle prime 5, se lo meriterebbe questa società, non lo dico perché c'è lì il presidente, perché sono amico, lo conosciamo da anni, per la proprietà che ha. RG Ticino, chapeau al presidente Presta, perché a un certo punto ha preso lui, come si suol dire, il toro per le corna e ha detto: adesso qui metti i soldi io, comando io, si fa come dico io. Ha cambiato allenatore, ha cambiato un po' di giocatori, 4 partite, 10 punti, nessun gol subito, questi sono numeri. E per cui ieri è tornato a vincere dopo 70 giorni la Caronnese in trasferta e segnando dopo 485 minuti, il Dertona conferma di faticare in casa, il Chieri è un'incompiuta, a Imperia doveva vincere, dove c'era un nuovo allenatore, non conosco il nome, se vuoi dirlo tu io non lo conosco questo allenatore. A.S. Non lo so, so che l'Imperia mi pare abbia cambiato allenatore, ha cominciato con uno 0-0, non è un, mi pare che anche nella sua carriera in passato ha fatto tanti 0-0, non fa calcio spettacolo, ma il calcio spettacolo qualche mio amico dice che lo fanno al cinema, al circo, a teatro, e nel calcio bisogna fare. Ti voglio bene, grazie Guido. Un abbraccio a voi e a tutte quelle persone che hanno il piacere di ascoltarci. Grazie Guido, insomma. Buona serata Guido. Ciao Leo. Ci vediamo sabato a vedere Gozzano Varese. Ecco, sabato è giornata rossoblu, guarda, mi hai anticipato, così almeno lo annunciamo così agli amici a casa. Tutti gli accrediti
fai pagare tutti tranne quei 5 giornalisti che vengono, e quindi Piovera, Cominoli, Curti, Ferraro e pochi altri. Possiamo anche dargli 10 euro, dai Guido. Eh? Possiamo anche dargli 10 euro, anche se in tribuna è 15, ma... quindi 9, 10. 15. Ma tu li paghi per me, visto che se li hai tanti paghi va te, bene, non è un problema. Promesso, grazie. Ciao Guido. Aspetta, ti do tutti gli anticipi di sabato. Vai. Fossano Bra, Thierry Asti, Gozzano Varese, Borgosesi Adertona, Condonas e Regiticino, saluto Sestri Levante, Girone B, Arconatese, ecco. Brianza Ginatese, Franciacorta, Brusaporto, Real Calepina, Desenzano, Calvina e Girone D come Domodossola, anticipa la Lancione in casa con la Trizio, Lancione arriva da 3 sconfitte consecutive, se non vince sabato Cusatis salta. Grazie salta Guido. Allenatore. Un abbraccio. Quindi come sempre la fotografia di Guido, Soda Imperia. Soda è stato scelto dall'Imperia e gli auguriamo di salvare la squadra nerazzurra. Ha detto Guido che con questa nuova, con il bomber là davanti, 3 gol in 4 partite con Gassama, il Gozzano può centrare i playoff. Ma intanto il Gozzano viene da 5 risultati utili consecutivi, l'ultima volta, ironia della sorte, visto che abbiamo parlato di Benassi, aveva segnato Benassi nella nebbia a Novara e quindi quella è stata l'ultima sconfitta la settimana prima di Natale, poi c'è stato il derby col Borgosesia, poi la ripresa, sofferta, ripresa per tutti, 3-3 con il Dertona, 3 volte in vantaggio Gozzano, 3-0 ad Imperia e quindi lì è saltata virtualmente la panchina, anzi per la verità è saltata mercoledì, però alla fine della fiera virtualmente era saltata lì la panchina dei nerazzurri, poi una gran bella vittoria mercoledì scorso con l'Asti e ieri un risultato importante su un terreno difficile. Dopo Fabrizio ne parliamo perché abbiamo anche le immagini della partita, quindi. Però playoffs ci pensate adesso? Ma guarda, sono diciamo così fondamentali una serie di partite che andremo ad affrontare nel breve. La prima sicuramente importante è già con il Varese, perché comunque è uno scontro hai di paura? Prestigio. Hai paura di qualche... Cioè, no, paura di qualche... Non abbiamo nessun problema. No, nei aiutino, confronti... dico, io intendo dire. Che dopo cosa? Le polemiche di ieri che magari... Ma no, perché? Ma no, assolutamente non... Non è quello che noi temiamo, perché alla fine della fiera il calcio è tutto da decifrare e interpretare. Prima ti ho parlato della Juventus, visto che tu sei juventino, mi dovresti dire qualche cosa di Mourinho, delle dichiarazioni dopo partita, per esempio della Roma, ma e tutto mondo è paese poi alla fine della fiera, perché quel gol andava annullato, certo, e giustamente Zaniolo, che era già stato ammonito per doppia ammonizione per reiterate proteste, è stato espulso. Certo, di cosa stiamo parlando? Sono d'accordo con te. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Regiticino che vince. E come no? Allora andiamo a vedere un 1-0 di ieri. Un altro successo casalingo per l'RG Ticino, che supera di misura 1-0 il Saluzzo e trova il quarto risultato utile consecutivo in questo 2022. Per il primo quarto d'ora non si assiste a vere occasioni. Si fa vedere al 16° puntoriere che in area cerca la rasoiata, ma il portiere blocca terra senza problemi. Poco più tardi, dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Longhi spizza di testa in area, ma il pallone termina alto sopra la traversa. L'RG Ticino ci riprova ancora al 21°, ma Virano è attento sul tiro di Longo da fuori. Il Saluzzo si vede poco, da segnalare solo una debole conclusione al 42°, che non impensierisce Oliveto. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa passa appena un minuto e Sbrissa impegna il portiere avversario con un tentativo da dentro l'area che però viene respinto. Al quarto è pericoloso puntoriere, ma ancora nulla di fatto. L'episodio chiave del match è al 12°, quando Longo viene atterrato in area e guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Longo, ma Virano intuisce e para. L'azione prosegue e su un pallone vagante Lionetti con un siluro dalla distanza insacca in rete per l'1-0. Dopo aver sbloccato il risultato, l'RG Ticino va alla ricerca del raddoppio. Vitiello ci prova al 19° con un diagonale da posizione defilata, ma ancora nulla di fatto.
Gli uomini di Costantino sono anche sfortunati perché al 27esimo ancora Vitiello, dopo una spizzata di testa di Sbrissa, controlla il pallone in area e calcia ma colpisce la parte bassa della traversa. Nel finale il Saluzzo tenta il tutto per tutto, i padroni di casa sono pericolosi in contropiede e nel recupero hanno la chance per il 2-0 con Battistello che però spara alto. Si chiude 1-0, altri tre punti fondamentali nella corsa salvezza per la squadra di Costantino. Possiamo dire che se il campionato fosse partito un mese fa, l'RCC non avrebbe avuto il problema salvezza. Questa è una squadra che così come adesso è da prime 10 secondo me. Ma sicuramente, però i campionati iniziano a settembre, quindi i conti vanno fatti dall'inizio. No, per dire che adesso insomma la adesso salvezza... questa è una squadra, l'ha detto anche Guido e siamo tutti d'accordo, questa è una squadra secondo me potenzialmente da playoff, sì. Non scherziamo. Sono d'accordo con te, allora sentiamoci le interviste nel dopogara di Vincenzo Iazzetta. Mister, è arrivata oggi la terza vittoria casalinga, il quarto risultato utile consecutivo su quattro partite in questo 2022, un bilancio ovviamente sicuramente positivo. Ma ovviamente, un bilancio non positivo, troppo positivo, però quattro partite non fanno testo, bisogna continuare. Anche oggi avete visto che nessuno regala niente, avversari col coltello tra i denti. Noi forse un pochino all'inizio abbiamo abbassato il ritmo, poi nel secondo tempo quando siamo riusciti ad alzarlo la squadra è venuta fuori e sono contento. Normale che il bilancio non si può fare perché quattro gare non si fanno bilancio, il bilancio magari si fa più in là, però credo che nel calcio la cosa più importante siano i punti e vincere le partite, quindi da questo punto di vista siamo contenti. E cosa l'ha convinta maggiormente oggi e cosa invece magari non l'ha convinta pienamente? Ma diciamo che in generale potevamo, in particolar modo nel primo tempo, fare quelle cose che avevamo preparato un pochettino con più convinzione. E poi nel secondo tempo invece la squadra ha cambiato passo dal punto di vista mentale, non fisico. E le cose sono venute fuori, tante cose belle, preparate... E sono contento, ma c'è da lavorare, i ragazzi lo sanno, io lo so e quindi non ci culliamo e sappiamo che dietro l'angolo c'è sempre un tranello. Che cosa è mancato maggiormente quest'oggi e come si può uscire da una situazione complicata di classifica che vi vede attualmente all'ultimo posto? Se avessi la risposta da darle avrei risolto i problemi, no. Oggi è arrivata una sconfitta... di una partita ben giocata, ben gestita, su un campo difficile contro una squadra importante. Penso che nel primo tempo i ragazzi sono stati perfetti, potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, abbiamo contenuto bene, ripeto, un avversario di qualità. Nel secondo tempo è venuto fuori quello che pensavamo, la maggior freschezza di una squadra rispetto ad un'altra, i cambi. Però io ai miei ragazzi faccio i complimenti. Noi siamo in una situazione di classifica difficile, però una situazione di classifica anche capibile, anche ovvia. Per cambiarla molto probabilmente non ci sono delle alternative. Cioè, noi dobbiamo lavorare tutta la settimana, prepararci, cercare di trovare soluzioni. Poi la classifica che abbiamo, onestamente sì, abbiamo perso qualche punto per strada. Però non è che possiamo, non c'è una soluzione, noi abbiamo solo il lavoro, la corsa, lo stare uniti e poi sperare anche che qualcosa giri meglio di quello che è successo fino ad oggi. Le parole a questi due allenatori, Fabrizio, abbiamo le immagini anche della partita di ieri, 0-0, è il 12esimo, se non ho scritto male, clean sheet, per dirla all'inglese che io odio. No, ti sto guardando, diciamo, dico. Ecco, diciamo l'italiano. Porta inviolata per la 12esima volta in stagione, sono tante 12 volte, e tra l'altro potevano essere 13 senza quel gol preso, quel rigore là. Sì, è stato del tutto gratuito quel rigore, comunque, sì, è un dato di fatto che conferma la bontà del lavoro di mister Schettino, un allenatore che sicuramente sta facendo giocare molto bene la squadra, non solo nella fase difensiva ma anche per quelle che sono le risorse nella fase offensiva. Ecco, qui vediamo l'inizio triste della partita per la vicenda che è accaduta venerdì, il minuto di raccoglimento, un ragazzo del
Juniores del Ligorna che è morto tragicamente, sì. E poi appunto la partita in questo stadio che è ancora lo stadio degli anni 50 dove giocava il Ligorna Vivaldi, allora si chiamava, nella Serie D della metà degli anni 60, qualcuno se lo ricorda sicuramente Roberto, qui giocava il Ligorna Vivaldi. E poi è diventato Ligorna e ci sono alcune curiosità legate a questo confronto. Intanto il Ligorna si è salvato il primo anno di ritorno dalla eccellenza in Serie D a Gozzano e si è salvato in una maniera che ha ricordato due anni dopo la vittoria del campionato del Gozzano. Sì, quei giocatori che l'avevi detto. La... Erano tutti in mezzo al campo che attendevano la conferma del risultato di Vado, gliel'ho data io telefonicamente e il buon Alberto Allesina, che era un signore, ha portato due magnum di champagne per consolarli della batosta 6-3 con tre gol di Zerbin in quella partita. Ed era il primo giocatore Zerbin che segnava una tripletta in Serie D nella storia di Gozzano. E poi appunto per la soffertissima vittoria di quel Ligorna, che pur perdendo poi in concomitanza del risultato di Vado si è salvata a Gozzano. Comunque un buon punto ieri, dai. Ma l'avrei sottoscritto io, ma su quel campo lì è difficilissimo. Poi è una squadra questa che è molto grintosa, soprattutto in casa, è difficile. Perché deve salvarsi. Quindi per forza. Allora ci vediamo prima della pubblicità anche l'intervista di Lunardon dopo il 2-2 del Borgosesia sul campo dell'Asti. Sentiamo. Bella la reazione del Borgosesia, qualcosa da dire sui gol subiti perché appare l'arbitraggio discutibile in quel caso? Ma di solito forse parlare dell'arbitro è sempre un po' sbagliato perché come sbagliano i calciatori sbagliano anche gli arbitri, però sul primo gol ci può stare aver visto una cosa o un'altra, ma sul secondo gol mi sembrava abbastanza chiara la situazione, era abbastanza in fuorigioco il giocatore dell'Asti. Comunque detto questo, sono contento della reazione dei ragazzi, eravamo un po' rimaneggiati, ci mancavano dei giocatori importanti, siamo venuti comunque qua a fare la nostra partita. Non forse una delle nostre migliori, però sotto il punto di vista dell'impegno, della voglia di rimettere in piedi la partita c'è stata un'ottima reazione. Detto questo, appunto, un Borgosesia che nei momenti di difficoltà sa sempre tirare fuori qualcosa in più, non è scontato per una squadra così giovane? No, ma oggi siamo partiti con, mi sembra, 9 fuori quota, ma indipendentemente con quanti fuori quota siamo partiti, che è l'ultimo dei miei problemi. Sono ragazzi che... A me riempono perché mi danno tanto, danno tanto, sbagliamo tutti, sbaglio anche io, quindi. Però sotto questo punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di mettersi sempre a disposizione, sono veramente incommiabili, io sono contento di loro. Un punto importante per il Borgosesia che, a proposito di playoff, insomma è lì, settimo, ottavo posto. Il Borgosesia sta facendo una ottima stagione, non dimentichiamoci che il Borgosesia viene da una situazione di ripescaggio, non è mai facile rimettersi in pista, come noi del resto che non abbiamo fatto un ripescaggio, abbiamo fatto una riammissione, però siamo partiti da zero come il Borgosesia e quindi sono secondo me dei cammini da sottolineare. Allora, nel minuto prima della pubblicità il Gozzano ha lanciato Zerbino, l'hai detto, Cagliodè. Adesso il prossimo da lanciare, ma è San anche Giorgio, Yeboah, no? Del Genoa, se vogliamo, sì. Però San iniziato. Giorgio c'era Lucarelli, c'era partita, l'hanno visto anche l'Atalanta, altri. Io so. Mi auguro che possa ripercorrere le orme di questi giocatori, però per scaramanzia non ti dico niente. Però San Giorgio, il prossimo tu mi hai parlato benissimo di Bolinari, della Juniores. Poi vediamo, ci sono Italiano che è un 85, il portiere Ucca. No, 2005. Chiedo scusa, un 2005. È vero che non si sa mai l'età. Sì, ma è sicuramente un giocatore interessantissimo. No, chi in questo momento sta gestendo la parte tecnica del Gozzano, l'anno scorso, quest'anno sta facendo benissimo nella continuità rispetto al passato. Perfetto, allora andiamo adesso in qualche istante in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte dedicata all'eccellenza.
Dunque, rieccoci dopo la pubblicità. Prima di tuffarci nell'eccellenza, e anche qui ieri una giornata importante, lo hai accennato prima, no, Fabrizio, sabato anticipo con il Varese, sì, giornata rosso-blu, magari un appello a vedere di nuovo un po' di pubblico, no? Ma sicuramente mi auguro di vedere le gradinate piene a Gozzano, sia per gli amici di Varese sia per i nostri tifosi rossoblu, un'occasione per vedere, secondo me, una partita che si preannuncia all'insegna dell'incertezza per quanto riguarda il risultato e del bel gioco per quanto riguarda proprio la prestazione che possono fare le due squadre. Tra l'altro con il Varese avevamo anche giocato in precampionato, quindi siamo collaudati da questo punto di vista. All'epoca fu un'amichevole ben giocata e io sono convinto di rivedere il bis. Anche perché poi c'è il turno infrasettimanale, insomma, questa serie D è tanto concentrata. E però d'altronde sei stato fermo un mese, perché hai giocato l'ultima partita il 22 di dicembre e poi hai ripreso il 25 di gennaio, quindi un mese. Quello che non era accaduto l'anno scorso, quando ero stato fermo praticamente tutto il mese di novembre, per motivi legati alla zona rossa, alla zona arancione. Si faceva ancora più fatica l'anno scorso per alcuni aspetti, quest'anno si è fatto meno fatica, ma c'è stato un po' più di confusione a livello normativo, secondo me, che non ha facilitato soprattutto il lavoro anche dei settori giovanili. Sì, con questo famoso return to play, con quei 7 giorni che poi sono 7 giorni ma non vincolanti, insomma, fatta, sì, la legge, trovato l'inganno. Permettimi solo una digressione, ma mi devi spiegare perché un ragazzo che va a scuola al mattino ha una certa normativa e deve sottostare a quella normativa, e il pomeriggio c'è una normativa diversa. Non so dirti se è più stringente o più lassa, ma comunque è sempre lo stesso ragazzo che fa un'attività ludica e che talvolta è penalizzato sia nel campo scolastico che nel campo ludico. Speriamo che adesso insomma, si vada un po' verso... Ce l'auguriamo. Sono 3 anni che sentiamo sempre l'estate, arriva la normalità, ma speriamo che sia davvero la volta... Ma che arrivi anche d'inverno la normalità. La volta buona per, tutti. Insomma, invochiamo un po' di neve e pioggia, che ne abbiamo bisogno, invochiamo, così magari si porta via definitivamente il virus. Fabrizio, dicevo dell'eccellenza, no? Ieri una giornata importante, poi ne parleremo con il presidente Marco Pozzo dello Stresa. Lo Stresa non so se abbia fallito un'occasione, però ci sta anche con la Dufurvarallo, che anche Auleggio aveva fatto bene perdendo all'ultimo, contestando anche l'arbitraggio. Insomma, è una squadra assolutamente viva. E poi, ripeto, è vero che la Biellese ha una partita da recuperare, però intanto lo Stresa è a +3. E ti dici, ok, io il mio l'ho fatto, sono a +3. Tu recupero vincitelo. Certo. Ma recupero, non recupero. Il fatto che quella partita è in più. È chiaro che chi scatta in testa è sempre padrone del proprio destino e quindi sono gli altri che non devono sbagliare. Diciamo che lo Stresa sta facendo molto bene, l'Oleggio sta facendo molto bene, ieri comunque un pareggio un po' simile a quello dello Stresa, perché il pronostico avrebbe detto altro. La Biellese era la favorita della vigilia, è comunque indietro. E attenzione, c'è una squadra che zitta zitta potrebbe rompere le uova nel paniere un po' a tutti. Ah, io te l'ho detto prima, con 3 punti in più che ha perso con la Pianese, l'Accademia Borgomanero potrebbe dare fastidio. Sì. Magari non vince il campionato, ma può togliere veramente, punti certo, sì, può anche sparigliare certe cose. Intanto ieri è tornata la vittoria interna, dopo la sconfitta con la Pianese, la vittoria 3-0 contro il Trino, Maurizio Ferlaino. Seconda vittoria consecutiva per l'Accademia Borgomanero, che priva del suo allenatore Molinario e con una squadra ricca di giovani è riuscita a sbaragliare il Trino per 3-0. Andiamo in cronaca, al quinto, la prima occasione per i padroni di casa. Bella incursione di Pagliaro che si mette in proprio, salta 3 avversari, ottima l'uscita di Cioffi che respinge il tiro finale. Al decimo la risposta del Trino, tiro da fuori area di Daidola, palla alta, sugli sviluppi del corner Baggio di testa manda a lato di poco. Ancora Trino al 33esimo, tiro dalla lunga distanza di Peretti non lontano dalla traversa. Al 34esimo occasionissima per l'Accademia, cross dalla sinistra per Bressan, tutto solo in area di rigore, manda alto da buona posizione.
Ancora Accademia al 40esimo, bellissima imbucata di Pisanello per Pagliaro, palla in mezzo per Sogno, girata di prima intenzione, miracolo di Cioffi che blocca. Il gol è maturo e arriva nel finale al 45esimo. Ottima intuizione di Pagliaro che ruba palla sulla tre quarti in uscita del Trino. Il 10 rossoblu prova la conclusione ma il tiro viene ribattuto. Raccoglie Sogno che insacca davanti alla porta. Nella ripresa la gara si chiude. Al 12esimo Giuliano ruba palla a centrocampo e rilancia il contropiede. Palla perfetta per Giordani che scatta sul filo del fuorigioco e una volta in aria trafigge Cioffi. Il gol del definitivo 3-0 arriva al 26esimo. Calcio d'angolo di Pagliaro dalla destra, stacco perfetto del capitano Samina che la piazza sotto l'incrocio dei pali. Il Trino si affaccia dalle parti di Galli solamente al 32esimo con Capocchiano. Buono il controllo in area di rigore e tiro che però termina sull'esterno della rete. L'Accademia ottiene un'importante vittoria in vista della super sfida di domenica prossima contro l'Oleggia in trasferta. Per il Trino una partita che deve far riflettere in vista dello scontro diretto con il Baveno. Merito a Molinaro, suo staff, però tu hai individuato mentre andava al servizio un uomo che... Sicuramente Mauro Torino è una bibbia per la categoria, ma non solo, perché è una competenza calcistica, delle conoscenze e poi ha l'occhio anche per gestire determinate cose. Quindi... Un uomo di calcio, i famosi uomini di calcio sono di sempre quelli di meno. Che purtroppo ce ne sono in giro sempre meno, uomini e dirigenti veri. Ho distinto le due cose. Quindi, sì, anche perché competenza, ma anche... Ma ci vuole anche uno spessore umano, bravo, accanto a quello. Quindi Mauro è stata veramente una bella scelta per il Borgo Manero, i risultati si stanno vedendo in questo momento. Ne avevo parlato col presidente, il patron Vezzola, gli ho detto scelta giusta. Sì. E sicuramente già quest'anno sta facendo bene. Benissimo, lo potremo dire tra qualche mese, però credo che l'anno prossimo... Tanto domenica va a giocarsi una gara al Fortino Zanolli che è fondamentale per l'Oleggio ed è altrettanto importante per il Borgo Manero, con la differenza che forse l'Oleggio ha qualche cosa in più da perdere perché gioca in casa e il Borgo Manero va tranquillo, sereno per poter tentare di fare un risultato che magari gli potrebbe schiudere qualche altro orizzonte. Tu sei di Borgo Manero, no Fabrizio? Sì. Stai già anticipando i tempi perché continui a chiamarlo Borgo Manero, ci sarebbe ancora la nome Accademia davanti, però tu oramai lo chiami Borgo Manero. Allora, se dovessimo andare a parlare correttamente e con coerenza filologico-storica, questa sarebbe l'Accademia Borgo Manero che ha il titolo sportivo della vecchia Pratese, eccetera, eccetera. Come la Biellese non ha niente a che fare con la vecchia AS Biellese 1902 che è scomparsa a metà degli anni 90, qualcuno non se lo ricorda più, e quella che è scomparsa qualche anno fa quando aveva vinto il campionato di Serie D con... Prina e Buda direttore sportivo, il povero Tescari presidente, era il Vigliano Biellese, il numero di matricola era quello del Vigliano Biellese. Qui potremmo continuare, ce n'è anche per te con la tua Omegna, sai che, io... quindi, che non è più la Omegna sportiva 1906, ci sono state interruzioni, tutto no, però dico. Però questo qui è il Borgo Manero, per me è il Borgo Manero, è quello il fatto. Torino l'ha sempre detto anche questo. Secondo me è il Borgo Manero, come l'Omegna è l'Omegna, il Verbagna è il Verbagna, la Biellese, anche se ha un articolo determinativo femminile davanti, è la Biellese. Sto facendo con mio figlio gli articoli determinativi, glielo dico stasera quando torno a casa. Sentiamo le interviste dell'Accademia. Mister Maiorani, una vittoria importante sia per come è venuta e sia per gli altri risultati che arrivano dal campi, perché avete rosicchiato qualcosina anche agli avversari. Buono, i risultati ancora non li ho visti, quindi me lo stai dicendo tu Maurizio, è buono allora a questo punto, buona questa vittoria, buona allora sia dal punto di vista di percorso di squadra e di percorso di classifica, diciamo così. Inizio anno un po' difficoltoso con quella sconfitta casalinga contro la Pianese, poi la bella prestazione di Borgo Vercelli, altra grande prestazione con tanta intensità soprattutto quest'oggi, un 3-0 che non lascia spazio a discussione.
Sì, l'intensità è quello su cui lavoriamo con il mister, che è il mister Molinaro, che salutiamo, che è a casa con il Covid. È un'intensità dove lavoriamo dal lunedì al venerdì e quando poi viene fuori la domenica noi siamo contenti così. E poi se viene fuori un 3-0, buono per la classifica, buono per i ragazzi, buono per la classifica marcatori, buono per tutti. Anche perché il prossimo stacco si chiama Oleggio, quella squadra che sembra aver stupito davvero tutti quanti in questo avvio di campionato. Sì, un Oleggio che ha stupito, che però adesso è una realtà, perché la classifica parla chiaro, è lì, è davanti a noi. Quindi affronteremo l'Oleggio come se affrontiamo una big, quindi andiamo là concentrati al massimo, sapendo di trovare una corazzata, sia per quanto riguarda l'allenatore che per l'organico, insomma. E abbiamo fatto penso un buonissimo primo tempo fino all'episodio che poi ha deciso chiaramente secondo me la partita, perché a un minuto dalla fine tempo di recupero del primo tempo abbiamo voluto giocare una palla quando aveva chiaramente detto di andare sopra, che era finita, l'abbiamo persa, abbiamo preso gol e quello ci ha un po' tagliato le gambe. Chiaramente avessimo finito il primo tempo sullo 0-0 probabilmente entravamo con un altro atteggiamento il secondo. Purtroppo nel momento della nostra reazione abbiamo fatto di nuovo un altro errore e sono stati molto bravi loro a verticalizzare subito e dico mi spiace, non credo che meritassimo così una sconfitta così pesante. Chiaramente il valore della squadra avversaria non si discute, sono buoni giocatori, dobbiamo crescere sotto questo aspetto, dobbiamo saper gestire queste situazioni, credo che sia uno dei più grossi limiti che ho visto da quando sono arrivato. Non voglio dire nulla perché i ragazzi comunque hanno combattuto, hanno fatto quello che hanno potuto, e dobbiamo assolutamente rimetterci a lavorare da domenica a ritornare a fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo sentito le parole di due allenatori e augurio di una pronta guarigione anche a mister Molinaro. Se ci vediamo anche la classifica di eccellenza, no? Fabrizio, ieri è stata una giornata in coda che ha detto delle cose interessanti, nel senso che la sconfitta del Borgo Vercelli rischia di diventare decisiva per la squadra di Moretto, che deve recuperare davvero tanti 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 punti adesso a chi sta davanti, al terzultimo posto occupato dal Baveno e poi al quart'ultimo occupato dal Verbania. Io non voglio essere la Cassandra, però in tempi non sospetti ho detto che il Verbania secondo me rischiava i playout e alla fine della fiera ho ragione. La classifica è lì che lo dice, non è che possa dormire sonni tranquilli in questo momento. Comunque è una bella lotta anche sotto, ma direi che le ultime due, nonostante il bel punto ieri ottenuto dalla Dufour Varallo, secondo me sono troppo attardate per poter pensare a un recupero, a meno che non facciano un filotto di 4-5 vittorie consecutive. E poi c'era anche nelle corde, per amore di Dio, come valori assoluti. Però, insomma, una squadra vince 2 partite su 20, è difficile che poi ne vinca 5 di fila. Questo o anche solo 4, vuol dire un mese. Gli altri poi però si devono anche fermare, perché... Insomma, aggiungiamo pure dei punti alla Dufour, facciamo finta che vinca le prossime 4, va a 20 punti, punti che adesso il Verbania. Fabrizio, il Verbania che in settimana ha avuto le dimissioni del direttore sportivo Scotto, che ho sentito, mi ha pregato di non fare polemiche, però insomma, differenza di vedute sulla conduzione con parte della società l'hanno spinto appunto queste dimissioni, dopo che c'erano state già quelle di Fortis, dopo che c'erano state già quelle di Anessi. Il solito discorso, non sto qui a farlo e rifarlo, però complica un pochettino i piani, no? Il fatto che ci siano ogni tot settimane degli scossoni anche a livello societario. Non portano serenità, purtroppo quando devi raggiungere un obiettivo importante, in questo caso la salvezza, devi essere coeso. Poi io non voglio entrare nel merito di decisioni altrui, però di solito il buon senso ti dice che magari... puoi anche ingoiare qualche boccone amaro e andare avanti raggiungendo l'obiettivo. Poi ognuno per la sua strada, per come la vedo io. Perché tutte le stagioni sono complicate. Non sempre, anche laddove si va d'accordo, anche laddove c'è una coesione forte, non sempre però i punti di vista collimano. Certo. E bisogna andare avanti insieme.
perché se dall'alto in questo momento non fai ombrello sulla squadra che ha già le sue difficoltà, fai fatica. Ma questo non vale solo per il Vermagna, è universale, certo, questo discorso. Dicevi dei filotti, il Baviera ne ha fatto uno con due vittorie consecutive, dopo aver perso in casa contro il Venaria quella partita che sembrava anche lì essere quella che poteva compromettere la situazione, invece non è stato così, ha vinto largo sul campo della Pianese, ha vinto ieri contro il Borgo Vercelli, adesso c'è uno scontro diretto la prossima settimana proprio contro il Trino, è una squadra, lo sentiremo poi da Molle, viva, in salute, e credo che anche l'arrivo di Austoni, poi il ritorno di Molle, altri inserimenti di mercato, abbiano... Sono segnali alla squadra. Che vuoi salvarti, bravo, certo. Questo che dico, la squadra queste cose le percepisce. Anche perché il Baveno, parliamoci chiaro, ho visto recentemente la morte in faccia calcisticamente parlando, e quindi ha tutta la volontà di salvarsi, conta anche quello e soprattutto quello, certo. Volere e potere. Allora vediamo la vittoria del Baveno 1-0 contro il Borgo Vercelli, poi prima delle interviste vediamo se riusciamo a collegarci con il presidente dello Stesa Marco Pozzo, a cui chiederemo se il punto di ieri è un punto guadagnato o sono due punti persi. Prima però Baveno-Borgo Vercelli. Seconda vittoria consecutiva per il Baveno che nello scontro salvezza al Galli supera 1-0 il Borgo Vercelli e aggiunge altri 3 punti alla sua classifica, di fatto condannando quasi il Borgo Vercelli alla retrocessione. Una partita bloccata nel primo tempo per buona parte della ripresa, la prima occasione al 24esimo con un tiro di Gerbaudo che però non crea problemi a Poletti. Al 29esimo di Leva invece è provvidenziale a salvare sulla linea il colpo di testa di Cambò con la palla che era destinata a finire in rete. Al 44esimo proteste del Borgo Vercelli per un presunto tocco di mano in area. Tutta qui la cronaca del primo tempo. Nella ripresa al sesto punizione di Marchionini, Cavagnaro alza sopra la traversa. Al 15esimo il tiro di Tettamanti che converge il suo destro a giro però è impreciso. Al 21esimo provvidenziale uscita bassa di Cavagnaro che anticipa Austoni. Al 22esimo una situazione simile nell'altra area, questa volta Poletti sbaglia i tempi dell'uscita, perde la sfera, tiro cross da terra di Cambò che mette i brividi alla Baveno. Al 29esimo Romano si divora il gol del vantaggio a tu per tu con il portiere ospite, perde il tempo, la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Al 39esimo però il Baveno trova il gol decisivo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla termina proprio a Romano che calcia, il suo tiro diventa un cross involontario per Marchionini che ci mette il piattone e segna il gol decisivo. Nel finale il Baveno rimane in 10 per l'espulsione di Van Zan, 4 minuti di recupero, non succede nulla, vince 1-0 il Baveno. Dunque queste, ripeto come ho detto ieri, no, nel servizio il gol non è di Marchionini ma è di Van Zan che poi è stato espulso. Mancano tante partite anche in eccellenza, però secondo me adesso, per come ho visto io il Baveno, ho visto Verbagna recentemente, se devo scommettere un euro su chi abbia maggiori chance di salvezze, c'era proprio il Baveno. E chissà che a Verbagna non rimpiangano il fatto di aver lasciato andare via Austoni che è andato proprio a rinforzare il Baveno. Di solito non dovresti mai regalare al tuo diretto avversario il giocatore più importante che hai, però io su queste cose non posso entrare perché sono, diciamo così, faccende di casa d'altri, quindi non conosco il perché. No, però in generale un discorso che... Insomma. Diciamo che la logica in questo momento dice così, no? A Firenze, giusto per cambiare argomento, sono tutti arrabbiati con il presidente perché ancora una volta ha fatto da serbatoio alla Juventus, è andato via Vlahovic, però diciamolo pure, la Fiorentina non può fare nella Champions e neanche vincere lo scudetto, quindi è chiaro che il giocatore altre ha, è certo, però nel caso di Austoni è una diretta avversaria, non è il Vlahovic della situazione. No, poi non si è lasciato, cioè, insomma Austoni ci è rimasto male, lo sappiamo. Le interviste poi vediamo se riusciamo ad avere Marco Pozzo. Era importante vincere per cercare di attaccarci sopra, visto anche gli altri risultati, per cui contentissimo della prestazione dei ragazzi, della mentalità con la quale siamo rientrati nel secondo tempo, perché il primo tempo sicuramente è a favore del Borgo Vercelli che ci ha tenuto là, però siamo stati bravi a soffrire e poi il secondo tempo uscire fuori sia a livello mentale che a livello fisico. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, poi sfruttando insomma, la palla che ci ha permesso di vincere questa fondamentale partita, come hai detto tu.
Una squadra assolutamente viva e una squadra che anche difensivamente, quando è venuto ospite, avevi detto dovrò lavorare nell'aspetto difensivo. Sono arrivate due partite, 180 minuti senza subire gol e di fatto senza subire praticamente nulla. Quella era importante, perché se non prendi gol, poi noi siamo una squadra che bene o male, sia a livello di costruzione, siamo bravi, prima o poi qualche pallone interessante arriva, e quindi anche bravi a essere cinici a buttarla dentro in modo tale da portare a casa questa bellissima vittoria. Mi avevi detto non guardiamo avanti, non facciamo la corsa su nessuno, dobbiamo pensare a noi stessi, però adesso una corsa su qualcuno bisognerà cominciare a farla, no? Adesso possiamo fare la corsa su, non solo su una, ma su quelle squadre che devono lottare come noi ogni domenica per cercare di centrare l'obiettivo della salvezza. Mister, lo dicevamo prima con Molle, era una partita chiave per entrambe le squadre. Perdere cosa significa per il tuo Borgo Vercelli? Ma no, perdere, tanto glielo ho detto anche a Rino ieri che ci si è sentiti e io ho ribadito oggi. Noi, anche se avessimo fatto il risultato oggi, cambiava poco. Noi purtroppo ci dovevamo mettere in testa che dovevamo fare 10 vittorie e sperare di rimanere comunque nei play-out. Se non cominci a fare vittorie diventa dura come il ferro, però come ti dicevo un secondo fa, una squadra che perde 11 partite su palla inattiva e 9 1-0, i numeri non mentono, in questo momento è giusto che vai giù. Però è una squadra viva la tua, no? Gregory, già settimana scorsa con l'Accademia aveva dimostrato la squadra di essere viva, anche oggi l'ha dimostrato, cioè una squadra che ha 7 punti, che non vince da tanto troppo tempo, rischia di fare delle partite e di lasciarsi un po' andare, invece la tua è una squadra viva. Ma no, ma la squadra è viva, i ragazzi si allenano... Ma penso che stiano dando il mille per mille, però non c'è verso. Mercoledì a Valdengo ha avuto 7 palle gol, loro hanno avuto un calcio piazzato al 42esimo e hai perso 1-0. Oggi hai creato meno rispetto a mercoledì, hai tenuto il pallino del gioco, hai giocato a calcio, hai provato con le tue armi, non hai trovato il gol e loro vengono giù una volta, calcio piazzato e perdi 1-0. Però i numeri non mentono, cioè è inutile star lì, evidentemente è una squadra fragile su ogni palla inattiva. Ci credi ancora? Ma io ci credo sempre, io l'ho detto ancora ai ragazzi oggi, dopo pranzo che abbiamo parlato, anche se non avessimo vinto oggi, non abbiamo vinto, finché la matematica non ci condanna noi ci dobbiamo credere. Il problema è che se non è, oltre a crederci, se non inizia a fare qualche vittoria non vai da nessuna parte. Queste le parole di Molle e di Gregory Moretto, c'è Marco Pozzo, ciao Marco. Ciao Daniele, ciao. Allora, la domanda che ti faccio è, secondo me ieri un punto guadagnato più che due punti persi, sbaglio? Ah, guarda, io non ho visto la partita perché ero via, sono andato a vedermi una partita in Sud Italia del campionato di Serie D a trovare un amico presidente, però mi pare di sì, concordo col tuo punto di vista. Com'era il clima in Serie D? C'era gente o no questa partita che hai visto? Sono andato a vedere Rotonda Francavilla in Serie D Girone H e ho visto giocare al calcio. Hai preso appunti per la prossima stagione, presidente? Non ho preso appunti, però ho visto dei bei giocatori, ho visto una partita, un derby con tante persone in un paesino di 3.000 abitanti che fa la Serie D da tanti anni, perché c'è un presidente che ha disponibilità e col quale abbiamo fatto anche un piccolo gemellaggio, ecco. È un po' come a Strese, c'è un presidente che ha disponibilità. No, vabbè, a parte gli scherzi, noi stiamo facendo il nostro campionato, io sono contento del risultato, anche se a Strese hanno un po' la bocca delicata, perché qualcuno sentivo che mugugnava ieri del nostro pareggio. Io ricordo che noi non siamo partiti per vincere e a volte bisognerebbe anche un po' ricordarsi che già fare l'eccellenza per una piccola realtà come la mia è già tanta roba, però sappiamo benissimo che per tante persone il bicchiere è sempre mezzo vuoto, per me invece il pareggio di ieri è un bel bicchiere mezzo pieno e tiriamo le somme alla fine, è un campionato equilibrato, io l'ho detto, come? Ti saluto, sono Fabrizio Leonardi,
stavo riallacciandomi alla tua considerazione, ho detto qualche volta quando c'è il bicchiere, perché veramente il nostro calcio sta facendo, ma in generale, dei grandi sacrifici. Ma sì, ma la, guarda, è dappertutto, è un problema tirare avanti, quindi ogni tanto bisognerebbe fermarsi e ricordarsi che comunque è un gioco, è un piacere. Questo è anche un bel campionato, perché lo dissi 3 settimane fa, febbraio con lo stop di 2 mesi sarà un mese di sorprese, ieri l'ultima della classe comunque ci ha dato filo da torcere, e lo dicevo appunto 3 settimane fa che tutte le squadre dal Borgaro in su, dal Borgomanero all'Oleggio al Settimo, sarà una bella lotta. È chiaro, la Biellese in questo momento, per gli sforzi economici che sta facendo, forse magari qualcuno pensava che avesse qualche punto in più, non è così, vedremo alla fine. Marco, ma c'è qualche analogia con la stagione di 3 anni fa? Cioè anche lì avevate saggiamente detto no, ma noi non siamo i favoriti, non puntiamo alla Serie D, sono altri, e poi zitti zitti avete vinto il campionato. C'è qualche analogia? No, anche Manfroni la scorsa settimana è stato intelligente, ma noi non abbiamo fatto la squadra come altri per vincere. Ma allora, sicuramente l'analogia è che come 3 anni fa non partiamo per vincere, con la consapevolezza e l'umiltà di sapere che comunque abbiamo fatto degli sforzi che ci impongono di essere lì davanti. Questo è poco ma sicuro, perché non siamo partiti per salvarci, questo è chiaro. Però la differenza sostanziale è che mentre 3 anni fa dove avevamo trovato il trino, quest'anno la concorrenza è più agguerrita, perché ci sono delle squadre, mi risulta, come il Borgomanero che si è rafforzata, come il Borgaro, lo stesso Settimo, la Biellese naturalmente sopra le altre, e quindi quest'anno è particolarmente più difficile trovare chi alla fine la spunterà. L'ultima cosa ti chiedo, no? Ne abbiamo parlato tante volte, sia quando sei stato qui ospite, sia nelle interviste, anche perché io sono stato settimana scorsa a Stresa, il campo lo sistemiamo, vero? Allora, noi adesso su quel campo ci stiamo anche allenando, perché abbiamo... La struttura lì, qua Marco, non solo, cioè la struttura. La struttura è già stato dal credito sportivo, questo finanziamento di 700.000 euro, adesso stanno ultimando il progetto, sta diventando esecutivo, partiranno i lavori che probabilmente per una questione anche di tempistiche inizieranno con la primavera del 2023, e il campo verrà sistemato e dotato di sintetico, omologato per la D, perché abbiamo chiesto questo, le misure probabilmente ci saranno, con i fari in LED e quant'altro, perché è condizione sine qua non. Il calcio non lo fai solo con i soldi, il calcio lo fai se hai le strutture e se hai le persone giuste, perché se non hai le teste giuste non vai da nessuna parte, butti via solo i soldi. E lì c'è Leonardi, Gozzano insegna, loro hanno fatto, è vero che c'è il patron, c'era e c'è comunque la famiglia Lesina, ma la famiglia Lesina da sola, per fare calcio che conta, parlo degli anni della C, da sola non basta, bisogna avere le strutture, il settore giovanile e le persone giuste. Grazie Marco. Grazie. Ciao. È vero, ciao, così. Ciao. Dunque queste le parole di Marco Pozzumi, si parla ovviamente della stagione eventualmente 23-24, ma perché ha detto primavera 2023, sì. E via i lavori. Vabbè, insomma, le strutture sono fondamentali, no? Oggi come oggi sì, se non hai struttura, gioco lungo, sei perdente nel calcio. E settore giovanile? Struttura intendo tutto, settore giovanile, persone competenti e poi anche la struttura, diciamo così, in calcestruzzo e erba, che ti aiuta a fare calcio. E ti invoglia? Certo, è fondamentale. Ma il bar lo si apre o no? Che cosa? A Gozzano, sto bar allo stadio. Vediamo quando... Perché lì, anche lì non si capisce se si possa aprire o non si possa aprire. Io non ho ancora capito, nella legge. È una cosa che deve disciplinare il comune di Gozzano, non, ah, non c'entra no, niente può... la C. No, Gozzano. Perché per esempio nel discorso dei palazzetti non puoi somministrare bevande e cibo all'interno dei palazzetti ancora. No, infatti noi l'abbiamo sempre somministrato, quando è stato possibile fuori, se no non l'abbiamo somministrato. No, è vero, è vero.
Non l'abbiamo mai fatto. Grazie Fabrizio. Grazie a te e un saluto a casa. Dilettanti per dire torna lunedì prossimo, come sempre, alle 20.35.